Oggi in assemblea qui a Cairo Montenotte lei ha sottolineato quanto è cambiata questa cooperativa, quanto sono cambiate le figure professionali in questi anni. Sì, nella relazione che faccio tutti gli anni sul settore della logistica ho evidenziato appunto quelle che sono le novità di questi ultimi 3 anni. Come dicevo, molte più donne nella logistica, che invece era tradizionalmente un settore maschile, meno preparatori ordini e carrellisti e nuove figure professionali come il collaudatore di vetro, il riscioglitore di bottiglie e l'assemblatore di bordini. Questo significa anche un forte impegno, un impegno diverso nel campo della formazione. Assolutamente, cambiando la figura professionale, cambiando le attività, bisogna rivedere quelli che sono i moduli formativi, rivalutare quelli che sono gli aspetti anche di rischio, di sicurezza, ma anche gli aspetti organizzativi, gli aspetti di disponibilità di tempo, perché appunto una componente maggiormente femminile può avere delle esigenze anche organizzative della propria vita privata diverse da quella dell'uomo. Oggi approvato il bilancio di Coseva, la scorsa settimana quello di Delta Mizar. Sì, ho il piacere ancora di essere il presidente di Delta Mizar, questa cooperativa sociale di tipo B che oggi sempre più è attore di quelli che sono i servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti e spazzamento stradale. Abbiamo approvato un bilancio con un fatturato sicuramente più contenuto di quello di Coseva, che è di 300.000 euro circa, ma sono fiero di dire che comunque la cooperativa, che è nata 11 anni fa, da oggi lavoro a 30 persone.